A me piace la neve, mi piace moltissimo quando scende. Mi piace un po' meno quando comincia a sciogliersi e quando i rumori intorno rovinano tutto quello che di bello, di bianco è accaduto. Così oggi passeggio qui, comincia a piovere, la neve sta sciogliendosi e mi sono venuti in mente due quadri, due importanti opere, due o tre, che poi sulla strada del ritorno cercherò di mettere insieme e di raccontarvi, perché è bello parlare di neve, è bello raccontare che cosa questa stagione possa donarci anche quando il tempo non è così sereno. A tra poco. Vorrei iniziare con Pieter Bruegel il Vecchio, 1565, un'opera straordinaria conservata a Vienna. L'atmosfera è sospesa, è bellissima, perché noi riusciamo a cogliere il freddo di questo momento, no? Della nevicata che ha coperto tutto, per i colori che il pittore usa, questi colori freddi, quindi i neri, i verdi, i grigi. E questo bianco, no? Della neve stessa, ma riusciamo anche quasi a sentire le sonorità del passo dei cacciatori sulla neve, delle persone a sinistra che preparano tutto l'occorrente per l'uccisione del maiale, e quando l'occhio spazia a destra nella vallata, sembra quasi di sentire i pattini che scorrono sul ghiaccio, le persone che si fermano a chiacchierare, e cogliamo questo momento delicatissimo, così minuzioso, ma così anche romantico della vita di una città che vive nella neve. E la stessa identica atmosfera la troviamo anche in Chagall, in questa straordinaria opera che è quasi una poesia, nonostante Chagall non amasse essere definito poeta. Ma qui abbiamo proprio con pochi colori la stessa storia, la stessa armonia, sospesa però, una fiaba, non quella di Babbo Natale, come qualcuno dice, ma quella dell'ebreo errante, quella di un popolo che non trova pace, che non trova una residenza, e quindi è un pochino malinconica questa immagine che vola sopra la città natale del pittore, Vitebsk. Infatti siamo qui dove le strade sono ammantate di neve e dove tutto quanto ci ricorda il freddo che fa e questa grande capacità di raccontare, perché nelle culture medio-orientali e orientali, in qualche lingua di questo bacino, di questa parte del mondo, lo scrivere e dipingere vengono delineati e definiti dallo stesso verbo. E quindi è per questa ragione che anche nei racconti di Utagawa Hiroshige, meglio conosciuto come Hiroshige soltanto, sembra quasi di vedere, di seguire un racconto. Noi vediamo questa figura che cammina, ci dà le spalle verso un luogo di riparo e diventa la poesia, il racconto di chi è stato nel freddo della neve. Cade la neve, i fiocchi sembrano cadere anche su di noi, eppure noi sappiamo che fra poco troveremo il caldo di un riparo. E qui Hiroshige, amatissimo da alcuni pittori occidentali, soprattutto dagli alcuni impressionisti, da Van Gogh, era un grande amante delle atmosfere di Hiroshige, ci restituisce questa grande capacità di raccontarci il tempo sospeso della neve. Ma non lo fa solo qui, non a caso Hiroshige viene chiamato maestro della pioggia e della neve, perché questa è solo una delle sue tante vedute. E vorrei lasciarvi proprio con un piccolo haiku, una composizione di 17 sillabe, di cui sono più noti quelli del grande Basho, ma anche altri discepoli di Basho sono stati in grado di raccontare
con immagini precise e in pochissime sillabe le loro più profonde emozioni. E questa che vi sto per recitare di Naito Jooso, uno dei migliori discepoli di Basho, e dice così: i campi e i monti sono scomparsi sotto il manto della neve, è il nulla.